Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici nostri e benvenuti in questo nuovo vlog. È mattina, sono le 11. Sto facendo colazione ora perché mi sono fatta lo shampoo, perché mi sono, mamma mia. Niente, tra l'altro stanotte è stata una notte da incubo perché non riuscivamo a dormire né io e neanche Luigi fino alle 4, alle 5, vero amore mio? Buongiorno. Infatti si vede. Ho l'occhietto calante. Oh, poco Niente, tempo, un ma po' di. neanche io, completamente. Non lo so. Infatti siamo mezzi dormiti, giusto giusto oggi che abbiamo un sacco di cose da fare. È bello che poi tu alle 3 appena finisci ti addormenti un pochino, perché Ora altrimenti. vediamo. Ah, perché poi no. Devo mangiare innanzitutto. Un bel tempo c'è. Tempo c'è, che dobbiamo scendere noi. Amo, mi deve fare sapere, mi ha detto, anzi che l'ho ricontattato, perché mi hai detto tu di fare, che dovevo fargli quelle domande, mi ha detto che entro le 4 o dopo le 4, non ho capito, comunque ci fa Fa sapere. sapere, vabbè. Io comunque finisco alle 3, poi alle 4 c'ho un richiamo. Anzi, alle 3 ne ho un altro, quindi possibilmente finirò dopo. Quindi, comunque, se ne parlerà verso le 4 e mezza, 5. Riposare, se tutto va Ah, bene. vabbè, ma poi noi dobbiamo passare da mio fratello che mi sta facendo tutta Vieni la qua, vieni qua, foto per metterla lì nel vieni qua. tavolo e quindi devo andarla a recuperare e poi mi servono le puntine da disegno. No, vediamo se ce l'ha qualcuno, ecco. Quando ci vado, i cinesi. Ora io devo scendere poi a prendere ad Alessia pure. Chi questo? Giù Va può bene, andare. io adesso Niente, sta dormendo, sono in guardate. pausa, ma tra 5 minuti devo rientrare. Mamma mia, mo, Yeah! svegliati! Svegliati! Ciao! Un pezzettino di torta, magari adesso vediamo Torta? un Perché ce n'è piccolo. ancora? Ah, cassata le altre Ancora, volte. mo, ma di che cammina? Sarebbe meglio, così viene prima in bocca. Tu che stai facendo? Fai! E scappo. C'è una cosa dentro l'occhio. Allora, amiche di Ah, quando è di domenica? domenica, Oggi mo, sì. siamo a. Mercoledì. Diciamo che sono al limite. Infatti, c'è la Vabbè, ricotta. una fettina e basta, dai, una fettina e poi si può buttare. La ricotta è delicata. Io Però lo so, una fettina e i dolci te li basta. sei mangiati, vedo. Sì, Perché io non ne vabbè, mangio, nessuno li mangia, che è rimasto. ma i dolcini sono più Ecco. un salto. Quindi uno basta un boccone e vanno via. Qua mi hai fatto finire il caffè, mi sto prendendo il latte Devi con farlo pan. il caffè, scusa, No, non mi è che devo farlo secca, per devo fare un forza io sacco il di caffè. cose, mamma Anche tu hai la mia. possibilità di poterlo fare, anzi, dobbiamo rifarlo perché tanto. Io devo farlo per La forza. mattina è lunga. Cioè, io devo farlo per forza. Io a me va bene così. Io ho una marea di cose da fare, ragazzi. Una marea. Mi sono svegliata stamattina presto, ovviamente, per preparare Alessia. Lui si è addormentato, ragazzi. Ma Le non ho 8, capito. le 8 meno. Ma non ti ha suonato la sveglia? Ma non l'ho capito, Le almeno 8 meno qualcosa. 5, perché io poi ho preparato Alessia. Lei si è messa là a guardare la televisione. Mi sono messa di nuovo a letto visto che Alice stava dormendo. Ho detto ne approfitto che non avevo dormito. E quindi praticamente alle 8 sono saltate proprio dal letto. E Era com'è esattamente le che? 7:53. Ed era ancora là. Ma Ma è ci stava, strano non devi comunque. scendere, perché loro alle 8 scendono. Insomma, e quindi poi. Ma può essere che non l'ho puntata proprio, perché Secondo me non l'hai puntata, mo, perché l'hai tolta ovviamente per questa certo, si rimane una settimana. settimana senza scuola. E quindi non, niente, io ho una cosa nell'occhio e mi sta dando fastidio. E il bello è che io mi sono venuta a mettere che erano le 8 meno 20, 8 meno un quarto a letto, e ho detto vabbè, ma si vede che fra poco ci suonerà, non lo disturbo. Ma alle Perché poi. 7:30 non lo mette. Ah, allora potevo chiamarti, io non ti ho chiamato, ho detto sicuramente magari siccome lui in 10 minuti fa, piglia e scende al volo. E quindi non l'ho voluto chiamare, e invece no. Ma comunque, Non lo so, ragazzi, dico, è una cosa strana, che fai? dovremmo verificare, dovremmo No, indagare. indagare niente perché sicuramente l'hai tolta sta settimana che scuola non ce n'è Sì, ma stata e ieri sera quindi. ero convinto di averla ripuntata. La tua Boh, testa. nella mia Si testa. alza. Io lavoravo, poi ho finito e mi sono messo un pochettino nel divano qua, proprio in relax, che poi mi devo un pochettino anche la testa, mi devo fare. E ogni mezz'ora o un tre quarti d'ora si alzava. Ma Sì, prima mi sono chi hai? mangiato un'arancia. E si andò a caricare. Poi ti alzo di nuovo. Mi sono mangiato mezzo Alice, finocchio. vieni qua, guarda che era E fuori. mi sono mangiato mezzo finocchio. Sì, però c'è questa luce fastidiosa. Troppo fastidiosa. Buona? Com'è? Buono. Sicuro. La ricotta fa di gorgonzola, però Aia! va Alice! Che sta bene. Qua, facendo? qua, qua arrivano. Stai prendendo le colombe. Pio pio. Va bene, ragazzi, dai.
Che qua, essendo che mio marito sta lavorando, stamattina non mi sta facendo niente. Quindi già hai piatti da fare, Sì, ho tutte cose da scopa fare, da passare qua, tutto da fare. tutto. Poi Eppure, straccio. Il bagno l'hai fatto? il bagno l'ho Hai fatto. steso? No, non ho Il salone c'è lavato. un casino. Il salone lo so, mamma mia. Comunque, poi stasera che dobbiamo andare, prima dobbiamo passare da mio fratello a prendere questo coso, diciamo, fotografia, questo cartellone. E poi scendiamo, però ad Alessia la lascio qua a casa. Anche perché domani poi, tra l'altro, lei c'ha scuola. Noi faremo tardi, perché sicuro. Mettiti in te. No, allora non mi Ma che comincia. stasera Allora, pure questa. Allora, stasera forse non hai faremo capito. pure stasera Lui non è faremo abituato, è la prima volta che fa una mostra con me, quindi non sa cosa significa e a cosa sta andando incontro. A lui ci sembra che lo metto là e finì. Non funziona così. Solamente per montare un'esposizione ci vogliono almeno 3 ore. Io te lo sto dicendo prima. Ecco, no, ti devi mettere il cuore in pace perché è così, e vuoi a punto. me o quello da solo No, lo io faccio da sola, ma tu hai ah va Alice, bene andiamo a hai. fare un giro. Beh, sì, però è Tanto là, sempre sera, Piero Girosetti, è così. sempre sera. Dico, te la puoi andare a fare con la macchina, a fare un giro, perché poi ci sarà fresco. Quella sera lo sai che comunque poi rinfresca. Tu basta che mi metti le cose là e poi ti prendi la macchina e ti fai una passeggiata dove vuoi. Te ne vai a Mondello, ti vai a fare quello che vuoi. Basta che non cominci, No, io no, per la a bambina farmi no. premura, ok? Io te lo sto dicendo prima e non sto scherzando. Perché io il tempo ci vuole e ti devi abituare a questa cosa che tu non sei abituato. Cioè, ci pare che magari metto le cose là, le butto. Ci vuole un sacco di tempo, ragazzi. Non è che è così. Poi io sono molto meticolosa. Meticolosa. Io sono molto meticolosa. Le voglio le cose fatte perfette. Amore, che fai? C'è qualcosa che come si dice? L'attrae. Che fai? Vieni qua. Vieni. Alice! Ci sono quelli, le signore messe là di fronte nel tavolino che sta parlando con altre persone. Quella gli deve indicare, perché deve essere che gli devono dare conto a lei. Amo, però valla a prendere, dai. Dai, ma guardala però, guardala. No, io mi secca che sono col telefono, ce l'ho qua di fronte, mi guardano, mi secca. Amore, E tu vieni! non sei magari youtuber, se ti No, vergogni. io non sono youtuber, infatti, io sono io e basta. Io non sono youtuber. Io parlo con i miei amici, punto. La cara vecchia nonna Caterina. Oh, Tu sei senza faccia e senza dignità. Io senza dignità, di che parliamo? Comunque, ragazzi, noi Dai, che vi adesso lasciamo mi così vado a con il sedere. nostro cin cin. E lui si va a sedere, io mi vado invece a fare, A non so da rimanere dove lì in piedi. cominciare prima. Ci vediamo! Dopo dal vostro Gigi YouTuber nel canale di Luigi and Family. Vattene, Ciao va, ragazzi, vai, ciao ciao, ciao, dopo, ciao. ciao, ciao, ciao. Ragazzi, eccoci qua, come vi dicevo. Devo andare a prendere io ad Alessia. Che meraviglia! Ho lasciato Luigi che sta lavorando e gli ho lasciato anche Alice, nella speranza che ci stia tranquilla. Lui a luna dovrebbe avere, se non sbaglio, la pausa, quindi, però io già all'una sono a casa in realtà. E va bene, scappo perché sono scesa all'ultimo minuto perché ho avuto un sacco di cose da fare, ragazzi. Ho lavato, ho steso, ho lavato i piatti, ho sistemato quel salotto, ragazzi, che c'era un macello, ho passato l'aspirapolvere, ho passato lo straccio, un sacco di cose. Ci vediamo dopo, ragazzi. Vado. Buon pomeriggio con questo sole, guardate, meraviglioso. Ecco qua. Niente, guardate che sole che c'è. Che giornata spettacolare, spettacolare. E allora, ragazzi, sono le 4 un quarto circa. Io in realtà non ho riposato. Aspettate che mi metto un attimino qua. Mi poggio da qualche parte. Non ho riposato alla fine, no. Avrei dovuto, anche perché stasera mi tocca stancarmi un po', però niente, mi rigiravo, non sono riuscita a dormire. Poi nel frattempo, cioè, in realtà mi ero addormentata. Poi mi è arrivato un messaggio dal gruppo, diciamo, della classe di Giulia, dove si diceva che hanno messo praticamente un calendario per le prove invalsi, appunto perché Giulia dovrà fare gli esami di terza media. E dovrà fare obbligatoriamente questi esami.
e dovrà essere obbligatoriamente presente. E voi sapete quando sono queste date? Ovviamente una data è venerdì. Quindi io sono andata nel pallone, da che dormivo, che avevo ricevuto questo messaggio, l'ho letto così in aria, poi sono rimasta proprio così. E ho pensato, mamma mia, ora come faccio? Perché ovviamente, oh, come vi avevo detto, la mia organizzazione cosa prevedeva? Prevedeva che giovedì e venerdì Giulia, appunto, non la mandava a scuola e veniva con me per aiutarmi con Alice. Ovviamente anche sabato, perché però sabato a scuola non ce n'è. E invece non è stato così, ragazzi, perché venerdì obbligatoriamente dovrà essere presente a scuola, in classe. Ho detto, come faccio adesso? Come? E niente, ho contattato mia sorella e fortunatamente mi tiene Alice lei, quindi di mattina, perché fortunatamente ad ora speriamo che non si cambiano programmi, ad ora fino in questo momento venerdì lei mattina è a casa. Quindi, cioè, aspetta gente in realtà a casa perché mi ha detto che aspettava persone per lavori, però dice tu lasciamela lo stesso, non ti preoccupare. Quindi io di mattina. E ovviamente Alessia andrà sempre a scuola e poi ci andrà mio padre a prenderla. Però lascio ad Alessia a scuola, lascio Alice da mia sorella e me ne vado da sola. Fondamentalmente sarò da sola. E poi Luigi, quando finirà di lavorare, andrà a prendere a tutte e due, Alessia da mio padre e Alice da mia sorella. E se le porta a casa perché, per come vi ho detto, preferisco, diciamo così, preferisco che sono alla fine loro stanno a casa e sono più tranquilli. Credo che faremo così, poi non lo so, vediamo. Se eventualmente venerdì mi vuole lasciare Giulia per compagnia, visto che poi io comunque ritornerei da sola e mi scoccerebbe, però vediamo. Vediamo un pochettino come va. E quindi poi ho cercato di nuovo di riaddormentarmi dopo che mi ero organizzato. Ovviamente ho dovuto mandare messaggi a mia sorella, cose, fare e dire, organizzarmi e cioè, ho sonno, però non sono riuscita più a dormire, ragazzi. Avevo la testa troppo impanicata perché ho detto come faccio, come devo fare. Cioè, io dovevo altrimenti portarmi Alice da sola. Cioè, è una cosa. Cioè, io già ero, ne tremavo, ho detto come faccio? Come faccio? Meno male, speriamo bene. E niente, ragazzi, quindi adesso mi sto prendendo questo caffettino. Tra poco si sveglierà Alice. Io la sto facendo dormire un pochino di più, sperando che dorma un pochettino di più in realtà, perché stasera me la dovrò portare. A lei me la devo portare, ragazzi, perché poi ha sonno e si addormenta solo con me. Quindi preferisco che qua lascio soltanto ad Alessia con Giulia e lei me la devo portare. Pazienza. Gliel'ho detto a Luigi che si va a fare magari una passeggiata perché il tempo ci vorrà, finirò tardi, ancora aspetto notizie per l'orario in cui dobbiamo andarci perché mi aveva detto entro le 4, ma ancora non si sa niente, non so neanche in realtà dov'è il posto preciso perché prima questa mostra in teoria deve essere fatta in una via, però poi lui ha detto che probabilmente in questa via non si poteva fare più, quindi dovrebbe essere un'altra via, però attende ancora conferme e io ad ora, che fra poco devo andare a montare il tavolo, ancora non lo so, ragazzi. Quindi speriamo che arrivano queste notizie. Tra l'altro è al centro, quindi zona con il coso, zona chiusa al traffico, la ZTL, quindi però lui ha detto che c'è proprio, e poi zona pedonale, però ha detto che per gli espositori, basta che si dice che siete espositori, dice loro si può passare e quindi faremo così, perché insomma è proprio al centro, ragazzi, quindi. E va bene. Detto questo, c'è Luigi di là nel divano con Alessia che sta riposando perché lui poverino non ha dormito completamente, pure lui stanotte proprio niente. E quindi infatti ho detto vabbè, non lo disturbo, vengo qua che sta dormendo, ragazzi, l'ho trovato tutto così, tutto storto. Ho detto a te mettere a letto. No, perché c'è un richiamo, perché tutto questo ha finito perché alle 15 lui ha finito, però ha un richiamo da fare, non mi ricordo che mi ha detto 4 e mezza, 5, e quindi dice inutile metto a letto perché altrimenti proprio poi mi addormento e finisce. E quindi è messo lì sul chi va là che però dorme, cioè, con Alessia accanto. E va bene, ragazzi, mi prendo questo caffettino. E basta, io mi sono passata pure lo straccio nel frattempo perché appunto poi mi sono alzata, mi sono passata lo straccio, bello, tutte cose, mi sono fatta la cucina, tutte cose sistemate.
E basta. Attendiamo notizie e vi faremo ovviamente sapere. Io prendo il caffè e poi vado di là a vedere le ultime cose da portarmi, cosa dimentico, cosa devo portarmi. E mi sistemo tutto perché poi Luigi deve caricare la macchina. Quindi noi ovviamente ci aggiorniamo. E allora ragazzi, sì, dove sei? Vieni qua. Noi siamo venuti da Minu Ballerino, re dello street food palermitano. No, 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 ci penso io. Qua, tu qua. Siamo già andati a mettere le. Allora, è cambiato un po' il programma, ragazzi. Non so se mi sentite perché c'è la musica. Ciao! Però, siccome non è ancora sicuro dove ci andremo a ubicare domani, se in una via piuttosto che in un'altra, ci hanno detto solo di scaricare la merce, ma non di sistemare la roba. Quindi ho posato tutto, ho chiuso il tavolino con il telone e così. Un panino qua, panino. Mamma, ma niente, senza niente. Chi si mangia, che si deve mangiare? Senza niente. Ci vuoi prendere una vaschetta di patatine invece? Sta ordinando. Là, guardate. Ma non c'è, non si vede. E niente, quindi vi dicevo, ho posato tutto e poi domani, quindi ancora peggio, mi è andata a finire perché domani non troverò le cose per le pronte, ma devo cominciare a sistemare tutto con Giulia e Alice. Non so se mi spiego, ragazzi, ma è andata così. Purtroppo non hanno avuto ancora l'ok, quindi è così. Va bene, ragazzi, per avere Luigi, vi diamo la buona cena. No, ancora non è pronto. A Eccolo qua! Ma adesso che siamo qua? Qua Sì, qua! siamo nella fineria storica di Palermo di Nino Ballerino. Sono. Fineria storica! Ecco, intanto sono arrivate le patatine. No, è la storia di Palermo, ragazzi. Ma lui ha partecipato a tantissimi contest anche internazionali comunque. Sì, è In vero, è vero. rappresentanza dello street food siciliano, palermitano, In tutto il mondo. in tutto il mondo. Allora, ti vede lungo la bandana rossa. No, non riesco a Aspetta, riprendere. faccio vedere io. Allora, signori, lui è il grande Nino Ballerino. Ciao ragazzi. Conosciuto in tutto il mondo, diciamo, ha partecipato a tantissimi contest internazionali. Ed è lui, guardate quello che c'è qua. Già gli abbiamo portato il mangiare al tavolo e ora sto arrivando a E tra salutarti. poco vengo a mangiare. Intanto faccio vedere un pochino una panoramica di tutte le prelibatezze che prepari. Il mio immancabile panino con le crocchè, il suo immancabile panino con la E qua Milza. abbiamo preso anche Qua ci sono i broccoli e i tre carciofi e tre broccoli alla alla pastella. pastella. E tu? Le patatine, l'hai già Mi vuole la mangiata. Milza? Ecco, ha riconosciuto la Milza. Ha riconosciuto la Fa Milza. male, fa male. No, 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 brava. Il limone vuole. Levaci l'ossicina. Aspetta però. Va bene. Amore, c'è andato a finire lo spruzzo Lascia negli la occhi Milza. del limone, non è molto bello. Buon appetito, ragazzi. Amo, buon appetito. Buon appetito, ragazzi. Alice guarda i gatti, i gatti guardano le Alici. Ecco qua. I soldi ti dà. 1.000 euro. Come si All'amica mia dice? Alice. Come si Ciao, dice? ragazzi. Grazie, come si Prego. Ciao, ragazzi, salutiamo gli amici di Katia e Luigi Family. Un bacio. Ciao. Nino, il numero uno dello street Lo food facciamo dire palermitano. sempre agli altri. Se lo dici tu, insomma, è di parte, agli giusto? altri agli altri Numero uno, numero uno. grazie a tutti. Ci vediamo dopo. Buonasera ragazzi, tu guida. Signore e signori, buonasera.
E allora ragazzi, siamo in quel di via Regione Siciliana, stiamo tornando a casa, abbiamo mangiato, abbiamo tutto fatto tutto e ora stiamo tornando a casa, così che sono le 20:47 ragazzi, e così vado a mettere le bimbe a letto perché domani, così papà fa il sacrificio di portarsi le bimbe a letto, sì, stasera se le porta lui perché è stanco e mi fa un grandissimo favore a per me, è un grande sacrificio, sì, lo faccio giusto per te, sì, guarda, sicura me, guarda, bocca mia, tacci sempre, perché domani alla fine lui andrà a lasciare Alessia a scuola, perché attenti, io faccio veramente troppo tardi perché devo attraversare tutta la città e ci sarà un macello, quindi io conto di scendere alle 7:15, 7:30 da casa, che ci vorrà un'ora avanti che io arrivo, ragazzi, non vi sto scherzando, e quindi diciamo sarà dura per Alice ovviamente, perché non la devo portare, sarà dura svegliarla così presto, però devo, purtroppo non ho che cosa fare. Ma poi tanto quando finisco la vengo a prendere. Sì, la viene a prendere, così poi te la porti a casa e si riposa un pochettino e poi vengo io da sola, perché domani finisco alle 8. Sì, certo, che devo fare? Certo. Perché vogliamo scendere e facciamo la passeggiata noi, no? No, ma sarò distrutta io, ma la com'è? La passeggiata noi, no? Ah? Vengo a prenderci e andiamo in direzione, torniamo insieme. Vabbè, dico, ma io ho sempre la macchina, quindi. La mia macchina. La mia macchina. Mia. Ok, tutte cose sue sono, tutto. Va bene ragazzi, detto questo io vi saluterei adesso, acqua vuole la bimba mia. Acqua vita mia. E detto questo vi saluto. Di tutto e di più. Sì, si è mangiata tutto. Oddio, veramente. No, di mangiate tutto. Il limone. Di tutto. Cioè, ho detto, detto tutto, ho detto di tutto. Amore, c'è l'autovelox. L'ho visto, ma sono a 69. Su 70, quindi comunque sono al di sotto del limite, perché io sono un cittadino modello. Sì, non lo diciamo, sì. Chi arriva là e frena là, non lo diciamo. Perto da 140 arrivo là, a 69. Non esageriamo, giusto. Però, finito? Grazie. E niente ragazzi, quindi basta, vi salutiamo adesso perché ho da farissima appena torno a casa, che devo mettere il pigiama a lei, più che altro. Sì. E poi ci pensi tu. Te lo mettere io il pigiamino? Lo metti tu? Ah, beh, no, te lo metto. Dai, grazie. Io farò shampoo, ma lo faccio domani a questo punto. Io sempre domani. Tra poco mi stanno cadendo i capelli. Ma io non li vedo così, sono sporchi, allora a me come mi diventano dopo forma. Mezza giornata, ragazzi, mi sono fatto lo shampoo stamattina, giusto ragazzi? Io già ce li ho proprio uno schifo, io infatti penso che domani ve li attacco. Ma tu ce l'hai più lunghi, ce l'hai ricci. Ma perché ormai non ho più permanente, ragazzi, e quindi mi diventano qua tutti ammaccati, mi dà un fastidio da morire. amore mio, che ti è caduto? Ai, pazzetto, ai, ecco, tieni. Va bene, detto questo, vi mandiamo un bacione sempre grandissimo a ognuno di voi e noi ci vediamo al prossimo vlog! Speriamo domani! Sempre, speriamo domani. I vlog saranno più piccolini, ragazzi, registrerà soprattutto lui quando potrà, perché io sono impegnata, però qualche cosa la facciamo lo stesso, va bene? Vi portiamo sempre con noi, ovviamente. Un bacione! Ciao ragazzi, ciao! Ragazzi, ciao.